Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 41esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, abbiamo concluso finalmente la Power Armor e quindi possiamo andare avanti con il col Modpack, ecco. E ho tenuto in segreto questo progetto per tutto il periodo della Power Armor, non è una cosa così esorbitante, è una cosa utile, ma è GLaDOS soprattutto, GLaDOS ha cercato di tirarmelo via con le pinze dalla bocca in qualsiasi maniera, ma non ce l'ha fatta ragazzi, gli ho soltanto detto che c'entra l'assembly line. Bene, come avrete letto senz'altro dal titolo, in questa puntata vedremo come automatizzare il processo per produrre il dust. Il dust solo in questa puntata, poi magari nella prossima vedremo come smistare le ceste e via dicendo. Non occorre molto materiale ragazzi, infatti tutto quello che utilizzeremo in questa puntata, a parte lo speed upgrade che vedremo subito come fare, è tutta roba che già avevamo fatto in precedenza. Vabbè, poi redstone repeater e il redstone torch, ovviamente sapete come farlo, non c'è bisogno che ve lo spiego. E ragazzi, se mi addormento nel video è normalissimo, sono le 9.52 di sera che sto registrando e sto dormendo all'impiedi, lo sto facendo perché è un piacere registrare video e farli per voi, però sto dormendo, sono anche un umano, per il momento a livello Enderman non ci sono arrivato. Ok, dobbiamo craftare per questa catena, diciamo tra virgolette, degli speed upgrade. Io già ne ho craftato uno e l'ho provato nel crusher e funziona molto bene direi, infatti se rompiamo il crusher addirittura lo speed rimane, non si può più rimuovere, una volta inserito viene caricato e non può essere più rimosso, almeno a quanto so io. E lo speed upgrade, per chi non lo sapesse, ma la maggior parte penso che di voi che lo sappiate, serve per velocizzare man mano di livello in livello la velocità del macchinario, quindi vuol dire un per due quello del crusher in questo caso, ma poi dovremo portarlo un po' più in alto. Per craftarlo ragazzi è veramente molto semplice, vi faccio vedere il crafting ma me lo ricordo anche a memoria. Due cubi di vetro, un osmium dust e due riccio d'alloy, che vabbè, ovviamente sapete fare. Allora, lo prendo. Allora, craftiamolo subito, osmium al centro, due glass e due enriched alloy, eccolo qui. E quindi in questa puntata ci serviranno 4 speed upgrade, quindi prendiamo tutto il materiale che ci necessita, faremo qualcosa di base ragazzi, perché ovviamente sì, col modpack vault si possono fare molte cose, però diciamo manca una mod, la redstone, andiamo anche a dormire un attimo perché ci servirà molta corrente per far andare i conveyor belt, come di novembre, è troppo bello. Ok, infatti poi dovrò craftare, poi le crafterò io da sole, tanto vi ho fatto vedere già il video, altri pannelli solari perché richiede veramente molto. Bene ragazzi, allora smontiamo allora purification chamber, crusher, enrichment chamber e la fornace per il momento la possiamo lasciare lì. Allora scendiamo giù, sì, senza che apra il crafting table. e la faremo, questo spazio qua, come avete già immaginato e anche nei primi video l'avevo detto, servirà appunto per l'assembly line. Ecco, questo qua era il famoso tunnel dell'inceneritore. Vediamo un attimo le batterie se sono cariche. Non carica. No, non è che non carica, sono già vuote le batterie, quello è il problema. Va bene, nel frattempo che costruiamo si caricheranno. Allora, prima cosa da fare ragazzi, un loop. Io non faccio il classico loop che diciamo si vede, ma non lo so perché non sto tanto dietro a vedere i loop che si fanno nei video, di solito si fanno solo con la redstone, in questo caso volevo utilizzare anche dei pistone e i repeater. Allora, craftiamolo subito. E io provo anche necessità di fare nel frattempo, mettiamo a fare un attimo nel frattempo che facciamo il video, nel frattempo che costruiamo, sì, tanto le galline fuori, allora, mettiamo a fare un attimo un po' di flint che ci servirà, quindi piazziamo al volo proprio on the fly il crusher, eccolo qui. Tac, pensiamo qua così almeno già prende la corrente da lì e ci mettiamo a fare proprio poco, ragazzi, ne mettiamo a fare una decina, 5-6 dai, 7, 6, va bene, 7, so. E bene, allora
Dobbiamo fare questo loop. Io adesso mi metterò qua, non ho idea dove piazzerò un po' così a casaccio. E poi, diciamo, visto che poi voi vedete gli spazi che occuperà questa assembly line qui, e poi la costruirete un po' a modo vostro. Io poi sicuramente la sposterò. Bene, allora ci seminano due torce di redstone, in questo caso 4 repeater, 2 pistoni. Cosa ci serve ancora? Sì, della redstone e basta. Ah, la lana, ragazzi, c'era della lana. 2 di lana. Voilà. Ok. Tu qua già hai finito? Hai finito la... Ah, già finito. Bene, 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 bene. Quindi rompiamolo, togliamocelo dalle bailes. Bene, ragazzi. Allora, ok, costruiamo subito. Allora, dobbiamo scavare, fare due buchini qui. Perfetto. Aspetta, però. Sì e no. Qua ci serve ancora la cobble. Chi è pratico di redstone già avrà capito che tipo di loop sto facendo. Non so neanche se si chiama loop, però per me è un loop. Ok, piazziamo il pistone qui. Lana. Tacchete. Allora. Poi. Tac. Perfetto, lasciamoli rapidi, lasciamoli tutti e due chiusi al minimo. 2 di ritorno. La redstone qui. E qui ci andrà un altro pistone. Qua ci andrà a finire la lana. Quindi, cosa sto combinando? Ok. Sì, ma io qua. Ah, alla fine l'ho tutto insieme. L'avevo messi. Bene, allora, un pistone. Qui, sì, lo possiamo mettere benissimo qui. No. Questo andiamo più indietro. Bene. E lana, perfetto. Ora, per attivare e disattivare il meccanismo ci basterà mettere semplicemente... però qua mi sa che mi occupa un po' di spazio, ragazzi. No, vabbè, lasciamolo, se ci dà fastidio poi lo spostiamo. Ci basterà mettere semplicemente una leva. Allora, piazziamo una leva. E non va. Perché io cosa ho combinato? Ho combinato semplicemente che sono un cretino. Perché non, la redstone dovrebbe arrivare al pistone. E quindi qua ho spostato tutto di uno. Ragazzi, come ho detto, sto dormendo, sto morendo di sonno. Allora, rompiamo qua. Tac. Quindi era giusto metterlo lì. E io ho sbagliato. Allora, qua ci va il pistone. Tac. Qua va rotto, sperando che non troviamo reliquie antiche dei primi video. Tac. E adesso qua la lana. Perfetto, però va al contrario. Cioè, poteva andare bene anche come avevo fatto prima, però veniva dall'altra parte, diciamo, dovevo girare tutto quanto e non mandavo. Allora. Mi sono capito solo io quello che ho detto. Quello che ho detto. L'uscita l'hai aperta. Dove l'ho messo? Qua, ragazzi, ve l'ho detto, sto dormendo. Sto dormendo. Ho mai fatto un video tardi. Tardi, oddio. Per me è tardi perché domani c'ho lavoro. Ok. E la redstone va da questa parte. Ok. Io piazzo e rompo, non ho ancora capito perché faccio sto lavoro, però contento io, contento io. Perfetto. E possiamo piazzare qua la leva. Ok. Voilà. Quindi funziona. Benissimo. Ok, poi spegniamolo subito che già mi ha dato mal di testa. Allora, dobbiamo fare adesso tutta la linea. Allora. Mettiamoci qua perché io qua, ho detto, le misure ancora non le ho prese. E allora, ci servirà. So soltanto che ci serve uno spazio di due qua. Bene. Però, possiamo metterlo qui. Benissimo. Qua piazziamo una cassa che facciamo finta. Cioè, no, facciamo finta. È dove praticamente ci va messo il materiale grezzo. Quindi, mettiamo qua. Ok, ci stiamo. Poi, ovviamente, per tirare fuori dalla cassa ci va un manipulator. E io ho dimenticato già una cosa su di sopra, la mia wrench. Sperando che non sia scaricata. Cioè,
Cioè, non è finita. Dimmi che c'è la wrench. Dimmi che c'è la wrench. Dove ho messo la wrench? Ditemi che c'è la wrench. Eccola qua. Uff. Ragazzi, per un attimo mi è mancata l'aria. Mancata, mi piacciono poca io. C'ho solo due polmoni. Non so se anche voi avete due polmoni o di più. Però io ce ne ho due. Me ne ho montati due. Allora. Tac, quindi shift, tasto destro per dare in uscita. E qua ci andrà. Poi vabbè, la redstone qua la metteremo dopo. Posto. Allora, aspettate, facciamo quello. Ci va purification chamber come primo, come primo macchinario. Quindi qui ce n'è. Ok, va messo qui. Però ragazzi, va anche tutto alimentato. Adesso che mi viene in mente. Quindi ci dobbiamo mettere anche dell'alimentazione. Quindi ci abbiamo messi i cavi. Perché c'ho il crusher qua. Dove sono i cavi? Eccoli qui. Questo il crusher, allora non scrive i cavi. Quindi rompiamo. Allora. Uno, due. I cavi per comodità li facciamo passare sotto. Molti non occorreranno, però è tutto per comodità. Allora. Quindi qua tutto collegato. L'alimentazione attaccheremo, la collegheremo all'ultimo. E bene, mettiamo un altro manipulator sopra, ragazzi, perché per far entrare i materiali all'interno, come ho già detto nei primi video, all'interno dei macchinari va messo sopra. E per uscire, ragazzi, nel purification chamber, che ci va anche il flint, vi ricordo, me lo scordo sempre, per far uscire i materiali non c'è un'uscita qualsiasi, va fatto per forza alla sinistra, che è da questa parte qua, alla sinistra rispetto a frontalmente, ecco. Poi qua ci va messo invece, quindi messo qua un altro conveyor belt e un altro manipulator. Tac, shift, giriamo. Ah, qua dobbiamo mettere in salita anche un conveyor belt. Redstone per il momento non ci serve. Tac, allora giriamolo per prima cosa. Quindi tasto destro, poi shift, tasto destro e tlun, in salita. Impennata, fa effetto più del Viagra. Avete visto come si è alzato? Assurdamente proprio. Allora, poi rompiamo ancora un po'. Oh, ma ci arriviamo qua alla fine, no? Non vorrei che poi dobbiamo bucarla dall'altra parte. Tu, torcia, sei proprio nel posto sbagliato. Pizziamoti nell'altra parte. Al volo, proprio, giusto perché per non far spawnare mob vari. Adesso non so se ci sta l'altro loop, ragazzi. Vabbè, per il momento vi ho detto, facciamo un po' stretto e poi dopo sistemerò tutto io. Come al solito. Come al solito. Allora, poi, qua ci va il crusher. Eccolo qui. Schiaffiamolo qui, crusher. E già che ci siamo, qua ci va poi il conveyor belt, sì, il manipulator, quindi qua, e qua ci va poi questo qua, cos'è, giusto? Enrichment chamber, perfetto. Così almeno ci hanno tolto dalle scatole altri due componenti. Perfetto, allora la mia testa da scivola assonnata, poverina. Ah, ecco ragazzi, mi sono scordato una cosa, però. Mi sono scordato una cosa importante. Che tra questi macchinari, tra le purification chamber e gli altri macchinari, c'è una differenza. Nel senso, come ben saprete, il purification chamber fa tre come cavolo si chiamano? Tre clamp, che è quelli lì. Ecco, e quindi i macchinari poi gli altri andrebbero a sovraccaricarsi se magari arrivano degli altri materiali. Ad esempio arriva il ferro e poi dopo un po' arriva il rame, il copper, quindi iron e copper, e si impallerebbe tutto il sistema. Quindi cosa dobbiamo fare per evitare di fare ciò? Allora, innanzitutto piazziamo una cassa, ma non è che va alimentata, eh? Allora, piazziamo una cassa e un altro manipulator qua. Bene, cosa fa questa cassa qui? Ovviamente poi devo uscire e dite sì, hai fatto perdere una cassa per niente. No, questa cassa qui funzionerà come buffer. Come mettiamo qua la torcia, dai, su, che fa buio, qua c'è il buio, io c'ho paura. Torcia qua sopra, ci sta, non ci sta. Mettiamo qua. Ok. E diciamo, funziona come buffer, nel senso che si riempie mano a mano e in attesa di essere svuotata, funziona come una RAM, diciamo. Tipo una RAM, si carica e si scarica. Quindi questo qua sarà il buffer, il nostro buffer. E bene, allora mettiamoci di nuovo la wrench in mano, continuiamo il lavoro. Abbiamo detto che qua ci va poi dopo una salettina.
qua ci va il crusher, bene, qua conveyor, manipulator, un altro vuoto e qua ci va poi purification, enrichment chamber, sì. Bene, oh, ragazzi, a pelo ci siamo arrivati, quindi schiaviamo anche qua sotto. Adesso giusto dimostrativo, poi come vi ripeto sistemerò tutto quanto mano a mano. Allora, facciamo una cosa, mettiamo prima tutti i manipulator, così almeno ce li togliamo subito davanti, sopra, qui, ne manca uno, e qui, ah ecco, sì, allora settiamo questi qua in uscita. Vai, ok, perfetto. E poi qua ne metteremo una cassa, l'ultima cassa, la metteremo come, vabbè, come finale, come ricevitrice, tra virgolette. Sì, shift, ricordo, per piazzarlo. O se no lo piazzate direttamente per terra e non avrete problemi. Bene, mettiamo il conveyor belt adesso. Effetto Viagra. Ok, perché ne ho ancora, ne ho uno in più? Non ricordo perché ne ho uno in più. Va bene lo stesso, va benissimo, non importa. Tanto sono sicuro che se l'avevo calcolata da qualche parte. Ah, va bene. Ok, va benissimo così. Perfetto, tutto pronto. Adesso però, ragazzi, bisogna fare una cosa. Allora, come sapete, per tirare fuori i materiali con i conveyor, con i manipulator, hanno bisogno di un impulso di redstone. Quindi ogni impulso corrisponderà a un item da droppare. Come faccio, come risolviamo questo problema qui? Allora, con questo loop che abbiamo fatto, quindi piazziamo innanzitutto qui. Ah, la redstone, ragazzi, ci deve arrivare diretta. Quindi piazziamo redstone qui, redstone qui. Adesso capite subito quello che volevo dire perché sono più che dislessico stasera. Ok, e poi mettiamo la redstone principale che porterà il segnale a tutto il resto. Niente, nel senso che ci deve arrivare diritta, perché sennò non va, non so perché, ma non va. Bene, proviamo un attimo se funziona, se arriva la redstone in tutte le parti. Perfetto, come vedete funziona. Lagga un pochettino quando entrerete nel mondo, poi di nuovo subito a giocare, però perché si è staccato? Perché si è staccata la colla? C'è qualcosa che bugga. Funziona, niente, è un attimo buggato, benissimo. Niente, ok, e il sistema per far uscire rapidamente tutti gli items ce l'abbiamo. Allora, carichiamo un attimo subito. No, facciamo prima un'altra cosa. Dobbiamo fare ora il loop più lento, ma molto molto più lento, per far uscire dalla cassa principale il materiale. Perché dobbiamo farlo più lento? Perché, come vi ripeto, questi altri macchinari devono lavorare 3 volte più velocemente rispetto a questo qui, quindi servirà un rallentamento. E poi, se abbiamo qua del ferro che sta lavorando, come ripeto, arriva magari sopra del rame o dell'oro o qualsiasi altra cosa, lo dropperebbe, quindi perderemo quel minerale se non lo prenderemo in tempo, ovvero nei 5 minuti classici. Bene, allora io per fare ciò ho deciso di fare lo stesso loop, però in maniera abbastanza più grande. Ok, abbiamo fatto la stessa distanza, per così almeno siamo subito, piazziamo subito qua il pistone. Allora, aspetta, vediamo di non fare lo stesso errore. Allora, piazziamo le torce. Bene, le torce. Quindi, poi qua ci va il pistone. Dove va il pistone? Mi sono già scordato. Allora, di qua. Sì, perfetto. Qua c'è il pistone. Andate a vedere che figura. Già starete bestemmiando voi in turco, in aramaico, antico, qualsiasi lingua. Avete visto un errore che io sicuramente non avrò visto. Perfetto. E niente, allora, di qua deve arrivare l'energia. Benissimo. Proprio bello. Quindi. La 7, 7 per lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Poi da qua torniamo in 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
No, perfetto, l'errore sembra che non ce ne siano. E niente, ok, e poi qua dove andarci la lana. Ok, già io qua trovo un problemino, non ci stiamo. Rompiamo qua, non ce ne andava questa parte qua. Ok, qua ci va la lana e quindi qua ci va il pistone. Lana e qua il redstone. Perfetto, per rallentarla ancora di più portiamo al massimo i repeater. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, perfetto, proviamo se va anche questo qui. Ok, funziona. Benissimo. Ok, quindi adesso dobbiamo piazzare la redstone che arriva diretta da qui. Voilà, e siamo pronti ragazzi. Adesso no, un'ultima cosa che dobbiamo fare, che mi ero scordato di caricare gli upgrade. Allora, adesso qua mi sono scordato. Mi sono scordato ragazzi. Quanti ce ne andavano? Allora, qui. Allora, per 3 qua doveva essere. Perfetto, vedete come lo carica. E qua doveva essere per 4, perfetto. Quindi se ne caricherà tutte e 3 più 1, 4, perfetto. 1, 2, 3. E 4. Allora, se volete fare questo tipo di catena di montaggio, perché l'avevo fatta anche senza buffer, però è un po' più rischiosa ed era tutto velocizzato, ci andavano un casino di speed upgrade, e si può fare. Però se la fate in questa maniera, dovete ricordarvi che se volete upgradare a 1 questa qua di velocità, questo dovrà essere 6 per e questo qua 8 per. Quindi diciamo, dovrà essere sempre più veloce in questo senso qua, quindi questo più veloce di questo. E questo molto più veloce di questo. Quindi dovrà essere in questo senso qui. Almeno io ho tirato su questa teoria qua. Poi non lo so. A me sembra giusta così. Per qualsiasi cosa, poi magari mi commentate e troveremo un verdetto, un sistema buono. Allora, rompiamo qua, che appendiamo subito. Se no, cavi, sì, ce ne sono una decina. Dovrebbero bastare. 6. Ok, perfetto, ci siamo, però prima di mettere, perché come ripeto abbiamo poca energia. Sta caricando? Sì, poco però. Quindi andiamo un attimo a fare la ninna al volo. Perfetto, pomeriggio. Bene, e bene, allora ragazzi, andiamo a prendere, prendiamo qualche materiale, prendiamo, che ne so, prendiamo 3 di ferro e 3 di orni, dai. E prendiamo anche 3 di coppa, perché ci siamo. Perfetto, così mettiamo in ordine là dentro e vediamo se si incricca, se funziona tutto a dovere, perché non l'ho testato proprio a dovere, l'ho testato al volo. Sembrava funzionare, quindi ho detto, va bene. E ok, quindi adesso è tutto spento, quindi mettiamo subito i 3 di ferro, i 3 di osmio e i 3 di coppa. Perfetto. Accendiamo prima il loop, quello veloce, che serve per droppare, che è quello più importante, perché se non droppa qua si blocca tutto. Poi abbiamo energia elettrica, ne abbiamo, non si è concesso che non si blocchi tutto quanto perché ci finisce l'energia elettrica. Okay. Farà un casino assurdo, quindi abbasserò subito il volume a 9. Ok, e poi apriamo il loop, quello lento, per droppare i materiali. Vediamo come funziona. Ok, a parte i salti enormi che fa, ce l'ha fatta? Perché ha droppato? Ragazzi, fermiamo tutto quanto perché ho scordato una cosa. Fermiamo almeno il drop principale. Questo. Ho scordato una cosa. Catastrofe da Mr. Tai, classica testa da scivolo. Ho scordato una cosa, ragazzi. Potevano scordarmi qualcosa. Ho scordato che vanno alimentati anche i conveyor, i manipulator, quelli di sopra, diciamo. Quindi, rompiamo. 1, 2 e 3. Quindi ce ne vogliono altri 6 cavi. Dobbiamo recuperare da qualche parte. Smontiamo da qua adesso. 1, 2 e 3. Dai, recuperiamo da tutte le parti, su ragazzi. A parte il fatto che io mi potevo collegare anche da qua sopra, perché mi andavo a risparmiare, secondo me. Ragazze,
come al solito scordate i cavi, quindi ci collegheremo poi da sopra perché almeno abbiamo due tipi di batterie. Ragazzi, vanno alimentati a 120 se non vi esplodono i manipulator. Allora, tre, perfetto, facciamo i cavi non isolati, quindi prendiamo un attimo 3 di coppe al volo, lo squagliamo al volo con la fornace che fortunatamente non abbiamo portato giù di sotto. Sì, perché se non vengono alimentati non praticamente non non fanno entrare il materiale all'interno del macchinario. Beati loro. Possono fare tutto quel che vogliono. Hai fatto tre. Perfetto. Grandissima fornace, tu non mi abbandoni mai. Perfetto. Ho deciso di non fare direttamente i lingotti per il semplice motivo che delle volte serve di più il dust. Poi per fare i lingotti 2 secondi lo facciamo e vi farò vedere con un altro sistema futuristico, ovviamente, ragazzi. Ecco, io rompo la redstone, ovviamente, poi funzionerà tutto bene. 1, 2 e 3. Tanto qua dietro non ci dobbiamo andare. E basta, ok. Direi che questi qua non hanno bisogno di essere alimentati. Se non sbaglio, io non li avevo alimentati questi qua, quindi dovrebbero andare. Allora, bene, proviamo a ricollegare tutto quanto. Perché non mi ricordavo di questo piccolo particolare. Attiviamo l'energia elettrica e attiviamo il drop. Bene, dai, droppa. Tac. Entra qua dentro. Purification chamber lentissimo. Intanto vediamo che adesso si è appena spento l'impulso di redstone lì alla nostra destra. Tac. Voilà, perfetto. Si sono svuotati già i tre e nello stesso tempo sono andati nel buffer. Adesso stanno qui nel crusher che fa velocissimo. E dal crusher Enrichment Chamber, vedete che non arriva mai a 1 o a 2 perché il tempo che riesce a fare qualcosa è già svuota, e questa qua è praticamente così deve funzionare, deve svuotarsi prima che ne arrivi un altro materiale, che sia lo stesso o diverso, non so se avete capito quello che stavo dicendo, però nel senso deve arrivare un materiale e come si svuota ne deve arrivare un altro, non devono mai arrivare due materiali insieme, che siano uguali o no, perché sennò poi si inceppa tutto, perdiamo dei materiali. Ecco, in questo caso già c'è stato un rallentamento, però se rimane il materiale qui e qua arriva se rimane il risultato qui e qui arriva il materiale grezzo, si blocca la produzione, quindi non viene perso il materiale. L'importante è che entra dentro il macchinario il materiale. Quindi vediamo un po' qua se ci sono degli inceppamenti o se va tutto quanto. Alla fine dobbiamo avere 3, dobbiamo avere 9, 9, 9 praticamente. Qua si è arrivato un inceppamento adesso. Dai, vai. Ok, ecco, tanto entro nel tempo che arriva, se non sbaglio si svuota già. Perfetto. Questi sono i tipici inceppamenti che non dovrebbero capitare, però questo qua si può risolvere con uno speed upgrade al Enrichment Chamber. Ricordiamo, se partiamo da destra verso sinistra, va tutto, ah già il rame siamo arrivati, va tutto quanto raddoppiato, quindi come ho detto 1, 6, 8, invece se partiamo da sinistra possiamo andare tranquillamente come vogliamo noi. Però se manteniamo la proporzione è meglio, quindi se aumentiamo questo qua ad esempio adesso a 8 e non vogliamo raddoppiare questo qui non è un problema. Però se partiamo da destra è un problema perché sennò vanno più veloci le macchine che producono di più. A che punto siamo arrivati? Ok, io mi sono preso un drop per sbaglio. Bene, penso che abbiamo finito. 999, perfetto. Quindi in questo caso ci ha fatto tutti e tre già i dust. Poi ovviamente possiamo fare un sistema anche per spegnere. Non ci sono problemi. Poi queste cose qua si vedranno perché nel prossimo video io questo. Sì. Sto prendendo corrente dappertutto. Perché nel prossimo video sistemerò tutto quanto bene. Quindi deve andare alla perfezione, incassato nel muro, in qualche parte. E vedremo come smistare le chest. E poi ci sarà anche una piccola sorpresa o nel prossimo ancora video che ci aiuterà, ci aiuterà a portare i materiali dal tunnel bore a qui. Bene, allora ragazzi, per questa puntata adesso è tutto. Diciamo, non so se avete visto per chi segue
per chi segue la serie, non so se avete visto la scorsa puntata, ma ho aggiornato mezzo mondo, ho preso bestioline di ogni tipo e ho fatto le varie farm. E, bene ragazzi, allora, come dicevo, per questa puntata è tutto, server di TeamSpeak per chi vuole venire, siamo sempre lì la sera con i vari iscritti, ts.svarnak.net, il sito in descrizione, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma commentate e se volete iscrivervi al canale, sarà un grande piacere. Condividere con voi i video. Bene, ragazzi, allora, da Mr. Tech è tutto e ciao a tutti, ragazzi!